Evviva, che belli che siete. Mi metto a piangere. Da quant'è che non si vedeva una piazza così? Sono qui appunto perché eh, da quando abbiamo proiettato per iniziativa dei parlamentari 5 Stelle la trattativa startomafia in Parlamento, cioè l'unico posto dove andava proiettato, è scoppiato un, un caso, i cittadini in tutta Italia lo stanno ridistribuendo da soli, eh, sia di 5 Stelle, soprattutto, ma anche Le Agende Rosse e molte altre associazioni. Per cui sto girando l'Italia per quello che posso, per incontrare il pubblico e per discutere dopo il film, perché sicuramente c'è bisogno di parlare. Quindi sono stata qua invitata a parlare di trattativa Stato-mafia e legami con mafia capitale. Ma vorrei dire qualcosa che mi sembra più importante perché questa esperienza è molto profonda e mi sta insegnando tante cose che mi piacerebbe condividere. Innanzitutto, soprattutto agli inizi la domanda che le persone che guardano il film Sconvolte dalle, dalle cose orribili che sono accadute in questo paese e che sono tutte impunite, anzi sono stati puniti soltanto quelli che si sono comportati in modo onesto. L'unica domanda che si fa è: ma come possiamo cambiare? La prima domanda che si fa, ma quella che si sente ancora più spesso è la riflessione gli italiani non cambiano gli italiani sono così gli italiani resteranno sempre così gli italiani non si muoveranno mai ora io spero di non dare una brutta notizia ma dopo lunghe riflessioni ho scoperto che gli italiani siamo noi che siamo noi quelli che potrebbero cambiare e non cambiano. Non cambiamo perché non siamo consapevoli del fatto che siamo noi più forti. Tutto quello che ci raccontano ci fa pensare che non contiamo nulla. Ma la verità è un'altra: la verità è che il potere ce l'abbiamo noi, che siamo di più, che siamo anche più intelligenti e preparati e spesso anche più educati non sempre, ma spesso più educati a giudicare da quello che apprendiamo dalle intercettazioni e dal comportamento di questi criminali che spesso ci governano. L'Italia non è stata sempre così, l'Italia è diventata così, soprattutto dopo la trattativa Stato-Mafia. Dopo il 94, e la trattativa Stato-Mafia non è quello che ci raccontano, non è. Una concessione che lo Stato ha fatto a Cosa Nostra in cambio della cessazione delle stragi. La trattativa Stato-Mafia è qualcosa di molto più grave. La trattativa Stato-Mafia riguarda il fatto che in un momento molto speciale in cui questo Paese stava cambiando grazie al fatto che c'era Falcone che era determinato a sconfiggere la mafia per sempre e ci stava riuscendo. Grazie alle inchieste di mani pulite che stavano mettendo un freno alla corruzione grazie al fatto che l'opinione pubblica cresceva e che i giornali e le televisioni stavano diventando sempre più libere e svincolate dal controllo della politica una bella fetta della nostra classe dirigente pur di non perdere il controllo non ha avuto scrupoli a servirsi delle stragi per impedire che questo cambiamento avvenisse È da quel momento che la nostra democrazia ha cominciato ad essere combattuta da quegli stessi che in teoria la rappresentavano. È da quel momento che il nostro Parlamento è diventato man mano sempre più inutile, che il voto è diventato man mano sempre più inutile, è da quel momento che gli schieramenti politici che in teoria dovevano essere in opposizione hanno perseguito la stessa identità politica sulla scuola, sulle privatizzazioni sull'informazione su tutti i temi sensibili della democrazia che è stata distrutta è stata distrutta l'informazione è stata distrutta la cultura è un paese senza cultura è un paese che non riesce ad essere unito perché è la cultura che ci tiene insieme Pasolini diceva cultura è saper stare in mezzo alla gente le persone colte riescono a stare insieme le persone ignoranti non ci riescono e questo è il motivo per cui non ci riusciamo, perché sono vent'anni che questo popolo è privato di qualsiasi stimolo intellettuale. Per questo motivo... Quando siamo a casa, davanti alla televisione, ci sembra impossibile cambiare e fare qualcosa. Ci sentiamo completamente impotenti. Questa esperienza però mi ha ricordato, perché me l'ero scordata anch'io, era tanto tempo che, che non riuscivo più a, a pensare a cosa fare. Ho fatto questo film senza nessun finanziamento, con dei sacrifici enormi, è uscito, è scomparso dalle sale e ero quasi arresa finché a un certo punto ho pensato che non poteva finire così, che questo è un argomento troppo importante, non è possibile che ancora non si possa fare una riflessione su questi ultimi vent'anni che hanno massacrato questo paese ed è stato... Sufficiente pensare no per avere prima una piccola idea che poi ha portato a un'altra idea, che poi ha portato tante altre persone a unirsi a questa battaglia e che ora sta, ci sta facendo fare un'esperienza straordinaria mai accaduta nella storia del cinema, ma anche forse eh, chi se ne frega della storia del cinema, un'esperienza meravigliosa. E allora questa esperienza mi ha rinsegnato che soltanto nel momento in cui ci mettiamo in moto riusciamo a vedere che cosa possiamo fare. Non vediamo cosa possiamo fare finché siamo immobili, ma è sufficiente fare il primo passo perché si possa vedere qual è il secondo e qual è il terzo. In uno di questi incontri con le scuole, perché stiamo cercando ovviamente di farlo vedere anche nelle scuole, un ragazzo mi ha fatto una domanda su quella canzone meravigliosa di Giorgio Gaber che si chiama La libertà, che dice che la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione e mi sono trovata a spiegare a questo ragazzo il senso di queste parole che mi sono sempre piaciute, ma... Come spesso capita, si, si capiscono sempre più profondamente col tempo. E mi sono sentita dire a questo ragazzo che libertà e partecipazione significa che soltanto nel momento in cui partecipi si aprono delle possibilità. La libertà non è sognare di stare da un'altra parte, la libertà è avere più possibilità di quelle che abbiamo, poter scegliere veramente per le cose che ci riguardano, che riguardano le scelte profonde della nostra vita. Partecipando, agendo, nell'azione, scopriamo quel, quello che sembra un muro di una montagna, salendo diventa una pianura, quello che sembra una cosa impossibile diventa invece perfettamente possibile. E quindi vi saluterei rendendo omaggio forse a un personaggio che molto ha contribuito, a, che molto si è impegnato a distruggere, a corrompere le generazioni sia giovani che anziane, Maria De Filippi. Non voglio dire che sia una persona cattiva assolutamente, perché sarebbe una cosa brutta. Voglio dire che la considero forse un nemico dell'umanità. Ma non. Ma non. Perché parla di cose futili, sentimentali, ci mancherebbe altro. Se ne può parlare anche in modi poetici e profondissimi, ma per quella sua determinazione a trasformare ogni aspetto della vita umana in qualcosa di mercificabile. Non è una questione degli argomenti che tocca, se anziché intervistare un povero padre di famiglia, disperato per qualsiasi motivo, parlasse di tragedia greca. Se anziché intervistare un, la suocera di qualcuno, intervistasse, non so, Edipo Re, il risultato sarebbe sempre lo stesso. Buonasera. Spesso, spesso, quando un uomo si fidanza con una donna molto più giovane, è considerato una cosa normale, quando invece succede che una donna si fidanza con un uomo molto più giovane di lei, è invece considerata una tragedia, è quello che è successo al signore Dippo che è venuto a trovarci in trasmissione, signore Dippo non vedente, quante sono queste? Eh, non vede. Signore Dippo è venuto a raccontare la sua storia. Vuole che la racconti lei o la racconto io? La racconto io. Signore Dippo lei ha ucciso suo padre, e ha giaciuto con sua madre. Che non sono cose carine, diciamo. Però il signore Dippo si difende. Dice io non sapevo che era mio padre. Io non sapevo, la mia madre, chi conosce della sua famiglia in verità? Per curiosità. No, niente. Vabbè, insomma, continuiamo. Continua lei? Continuo io? Continuo io. A un certo punto, signore Dippo, signora Giocasta, tutto andava bene, ma a un certo punto cosa succede? Succede che a Tebe la gente mormora, viene convocato un oracolo e i nodi vengono a pettine la signora giocasta si toglie la vita e il signore tipo dice io non ci ho visto più ma sentiamo cosa dice Francesco dal pubblico no io voglio dire una cosa che secondo me c'ha perfettamente ragione il signore tipo perché sono convinto che la colpa è tutta del giocasta che è stata lei che sicuramente ha sparlato con l'amica di quello che facevano a letto allora se sei a donna mia andrei a parlare con l'amica tua altrimenti in sera, la donna mia sei una spia, sei un grazie Francesco Cristina, no, io voglio dire una cosa: che pure per me c'ha ragione il signore, tipo perché, come con mio marito, allora se la camicia la vuoi stirata come te la stira, mamma, le polpette le vuoi cucinate come te le cucina, mamma, ma allora faccio pure a letto con mamma a un certo punto. Grazie, Cristina. Ci vediamo dopo la pubblicità con un'altra storia. Spesso gli uomini escono di casa per dire vado a comprare sigarette e tornano dopo vent'anni. È quello che è successo al signor Ulisse: un altro greco che vive al di sopra delle sue possibilità.